Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Dunque è il Verona a salire in Serie A dopo aver vinto la doppia sfida con il Cittadella. Ora per la nuova composizione del campionato bisognerà soltanto attendere la partita dei play-out e gli spareggi play-off dalla Serie C. Il Pescara non ha ancora annunciato il nome del nuovo allenatore, ma tutti diamo quasi per scontato il nome di Luciano Zauri, ex tecnico della Primavera. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata. Saluto il collega Nicola Marini. Buonasera Nicola, ben buonasera, rivisto. Buonasera a tutti. Abbiamo al centro l'ex sindaco di Pescara, nuovamente eletto nelle ultime elezioni, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Buonasera Luigi, buonasera. Ben ritrovato e complimenti. Grazie. Il nostro compagno di viaggio, Totò De Leonardis. Buonasera a Totò, ben rivisto. Ritroviamo il campagnaro di replay, spesso infortunato ma è tornato in gran forma, Francesco Di Francesco. Buonasera Ciccio, ben rivisto. E ritroviamo anche l'altro compagno di viaggio, Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. In regia andiamo a salutare Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Una stagione di Serie B che però non è ancora finita, perché abbiamo seguito un po' le evoluzioni di questo tormentato play-out che si giocherà oggi. Anche la pronuncia del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso del Venezia. Ricordiamo che la scorsa settimana la Corte Federale d'Appello ha dato 20 punti di penalizzazione al Palermo, togliendo dunque la retrocessione, quindi di conseguenza nella parte basta della classifica Foggia retrocesso con Padova e Carpi e necessità di fare il play out tra Venezia e Salernitana. Gara d'andata dopodomani 5 giugno ore 20:45 allo stadio Arecchi di Salerno, gara di ritorno il prossimo 9 giugno a Venezia in casa della squadra di Serse Cosmi. E poi per completare il quadro ricordiamo che ci saranno due posti assegnati con i play off di Serie C, ci saranno due finali, in una di queste si affronteranno Pisa e Triestina, gara d'andata a Pisa mercoledì 5 giugno, gara di ritorno domenica 9 giugno, e poi l'altra finale che vedrà di scena il Trapani contro il Piacenza, gara d'andata l'8 di giugno, gara di ritorno il 15 di giugno. Da queste partite le prossime due promosse, a te. Grazie Andrea. Dunque dopo Brescia e Lecce il Verona a salire in Serie A dopo aver vinto la gara di ritorno ieri sera contro il Cittadella. Dunque Verona in Serie A, forse era la squadra che meritava di meno, Nicola? Sicuramente sì, è stata una beffa per il Cittadella. Noi tutti credo che abbiamo tifato Cittadella perché, oltre alla simpatia della squadra, credo che è quella che ha dimostrato di più in questi playoff di essere veramente una formazione la più forte e la più in forma. Tra l'altro in questo campionato di Serie B molto travagliato, giocato più sui campi giudiziari che su quelli, sì. Quella sarebbe stata veramente una bella favola. Cittadella. Tutto questo aumenta un po' il rammarico per il Pescara? Beh, il rammarico sicuramente c'è, anche perché noi siamo arrivati ai play-off meritatamente. Poi abbiamo avuto anche un paio di colpi di fortuna, perché il Palermo, che era la squadra diciamo più forte almeno sulla carta, è stata eliminata. Poi che sia stata eliminata con quel sistema ne possiamo pure parlare, perché c'è da discutere molto. E quindi da quinti siamo passati quarti, il che significa che non abbiamo fatto le prime due partite di qualificazione, che è molto importante. Poi è uscito il Benevento, a sorpresa, non tanto, e quindi avevamo fatto una gran partita a Verona. Avevamo fatto una gran, forse la partita migliore del campionato l'avevamo fatta a Verona, quindi insomma qualche legittima speranza ce l'avevamo. Poi però non ci siamo ripetuti nella partita in casa e quindi è finita nel modo peggiore. Luigi, beh, si torna a parlare di calcio dopo tanto tempo, ti è mancato il calcio parlato che hai continuato comunque a seguire nonostante questo impegno elettorale. Diciamo, sale il Verona, peccato perché un'occasione così per il Pescara difficilmente potrà ricapitare, no? Ma non è che non difficilmente no, potrà queste, ricapitare, con certo, queste, con queste modalità e con queste situazioni. Se Cittadella si sente beffato, secondo me anche Pescara è una delle squadre beffate, perché il Verona era davvero la squadra che meritava meno una promozione di questo tipo in un campionato travagliato. E per il Pescara è stata una beffa, perché quella partita completamente sbagliata nel suo approccio grida vendetta, e
pareggio poteva essere alla portata del Pescara e poi ce la giocavamo col Cittadella. Cioè, vedere ieri quello stadio pieno di Verona, che non mi risulta che durante la stagione i veronesi abbiano partecipato molto agli eventi, anche un po' deludenti, molto deludenti del Verona, mi ha fatto pensare che poteva essere il nostro stadio pieno in un ritorno con il Cittadella e festeggiare una promozione in Serie A. Quindi davvero tanto rammarico per una stagione tra alti e bassi, perché poi rimane sempre il dubbio se in realtà è stato bravo Pillon a tirare fuori da una squadra non eccezionale il massimo del risultato, oppure Pillon poteva giocarsela in maniera diversa e dare una mentalità diversa al Pescara e far giocare quella ultima partita magari non con la linea del centrocampo sempre quasi a ridosso dell'area di rigore. Ma, Francesco, sai che Pillon non c'è più, tu sei stato assente diverse settimane, però... Sì, come ne ero accorto? Allora, posso chiederti, già che sei mancato diverse puntate, ecco, come analizzi questo campionato del Pescara? Per il risultato finale... E tra poco parleremo subito di futuro, perché sì, sono stati per temi già affrontati. Il risultato finale, la beffa giochi a Verona... E forse il pronostico poteva essere pure per il Verona, quella partita con grande autorità, con grande equilibrio tattico, onestamente ci si aspettava il ritorno. Una percezione diversa del Pescara, poi le due finali con il Cittadella ci hanno detto che il Verona i suoi problemi li aveva, però ieri bisogna riconoscere che con il Cittadella che aveva giocato quell'ottima partita di andata, ieri però il Verona ha dimostrato di essere, almeno in quei 90 minuti di ieri, nettamente superiore. Perché non è... gliel'ha regalata. Lo so, però non è facile ribaltare il 2-0 dopo quella partita del Cittadella con il vento in poppa. Sì, per il sono stati due episodi di due espulsioni. Sì, poi alla fine sono le due espulsioni. La prima espulsione è stata... La prima espulsione grida vendetta. Che però, poi ieri sera il Cittadella non abbia giocato bene come occasioni. Però forse non ha giocato bene perché il Verona ha giocato molto meglio di come aveva giocato la prima partita. Questo è il rammarico grande del Pescara, perché ci poteva stare il Pescara in finale. Certo, dopo devi vedere come andava, però sai, poi dicevate bene, 25.000 persone ieri a Verona, ce ne potevano stare 20.000 a Pescara, che sono un... Basta mettere un evento, quel coltello nella piaga. Esatto, appunto, adesso è andata così. Pensiamo all'aria di primavera. L'aria di primavera, perché oggi la prima bella giornata di sole. Poi si parla di Zauri come nuovo allenatore del Pescara, reduce dallo splendido campionato con diciamo la primavera. Subito che per me è un'ottima scelta. Chiedo a Totò De Leonardis come mai si parla di Zauri da settimane, però ancora non viene annunciato. Secondo te perché, Totò? Ma credo che sia solo una formalità, insomma, tipo Juventus. Ma no, non credo, insomma, perché no, credo che sia anche un modo per sistemare lo staff, perché magari ci sono problemi soprattutto lì. Io, per quello che so, credo che la presentazione la faranno mercoledì o giovedì, per cui è già tutto definito, che il vice sarà Ruscitti, che già ha lavorato con Zauri. Quindi non Mauro Esposito. No, il vice sarà Ruscitti, poi Esposito magari sarà nello staff pure lui, però la coppia è quella. Tra l'altro, una curiosità, 10 giorni fa li avevo visti insieme al bar lì in via Cesare Battisti. Ho detto, ma state preparando? No, siamo qui per caso, sono amici. Però è soltanto un problema, sì, di un problema di organizzare lo staff. Per quel poco che possiamo dall'esterno giudicare come opera Sebastiani, secondo me ha deciso, ne è convinto, e però sta aspettando così per allungare i tempi. Perché saranno fatti anche altri nomi negli ultimi giorni, sono stati scartati. Appunto, quindi allora vi chiedo, parto da Riccardo che è rimasto in silenzio, la scelta di Zauri ti convince oppure avresti preferito da sportivo altre soluzioni? Per quello che ha fatto con la primavera è giusto che e merita, secondo me, di allenare, visto che lui è partito da addirittura delle categorie più inferiori, quindi ha fatto tutta un'altra fila, e corrono un sogno, sempre che sia lui l'allenatore, perché non c'è ancora la conferma.
Sono contento perché con la primavera ha fatto veramente vedere un bel calcio ed è giusto che avendo in casa un emergente allenatore come la Serie B è un campionato che puoi dare degli emergenti, e lui è un emergente. Quando è stato un emergente Odd ha fatto bene da noi, e lui è un emergente, speriamo faccia bene. Vabbè, non tutti gli emergenti hanno fatto bene nella storia del calcio nazionale. No, però lui ha fatto bene la primavera, ha fatto bene. Credo che quando abbiamo fatto le domande al presidente lui ha detto che punta molto sui giovani, probabilmente alla primavera avrà qualche giocatore da tirare fuori e quindi va bene. Nicola, ti piace questa scelta? Sono tutte le condizioni. Allora, è una scelta sicuramente logica, in linea con la politica che ha fatto sempre Sebastiani. Cioè, coerenza qui c'è stata, perché anche in passato con Oddo. Il problema qual è? Tre volte però si era orientato su Marino, su Baroni. Sì, però ha avuto anche delle delusioni. Sì. In questo caso lui il problema ce l'ha, nel senso che quest'anno una delle critiche maggiori che ha fatto a Pillon era quella che non utilizzava i giovani della primavera. Questo è chiaro che con Zauri i giovani della primavera avranno sicuramente una maggiore possibilità di giocare. Adesso però bisogna vedere se facciamo un Pescara primavera o se facciamo un Pescara che ha delle ambizioni, e quello è il problema. Credo che faranno un Pescara equilibrato, perché i giovani sì, però affiancati a alcuni giocatori esperti che ci stanno già nell'organico. Però prima di parlare della composizione della squadra, parliamo di Zauri. Sì. Zauri secondo me ha tutte le caratteristiche per fare l'allenatore. Ha già l'esperienza anche con Massimo Oddo, quando ha vinto il campionato, faceva parte dello staff. Quindi magari, e poi conosce l'ambiente, quindi parte con un grosso vantaggio secondo me. Luigi, ti convince questa scelta? Hai dei dubbi? Ho dei dubbi perché non vorrei che poi da un emergente andiamo in emergenza, che insomma il passo poi può essere breve. Ho dei dubbi perché è una scommessa, perché Zauri è stato un ottimo giocatore, ha avuto questa esperienza da allenatore della primavera, tra l'altro mi pare che sia stata la prima esperienza da allenatore della primavera, sì, anche se si era occupato del settore giovanile, ed è una scommessa, perché è una scommessa. Pescara non è Cittadella, Pescara non è il Chievo Verona, Pescara è una città esigente, ce lo siamo detti tante volte, ed è una scommessa importante. Tra l'altro anche da un punto di vista delle dinamiche rapporti con i tifosi è una scelta coraggiosa di Sebastiani. Perché? Perché se tu chiami un allenatore con una notevole personalità o comunque un allenatore esperto come Pillon, puoi fare tutte le dichiarazioni che vuoi poi al 91esimo dentro lo spogliatoio e dire che Pillon ha messo un pullman davanti alla porta, perché poi c'è Pillon che in qualche modo è bravo e aziendalista e fa da parafulmine rispetto magari a qualche situazione che non va. Nel momento in cui tu chiami Zauri vuol dire che questa scelta te la sposi tutta, è tutta tua, vuol dire che di fatto Sebastiani in qualche modo ascrive a sé anche la scelta tecnica a 360 gradi, e se le cose non vanno bene poi non si può andare al 91esimo minuto nello spogliatoio a dire che magari il tecnico ha dimostrato qualche incertezza. Se hai un Baroni, se hai un Pillon, se hai un allenatore comunque con una grande storia, con una grande tradizione, in qualche modo, come è stato con Zeman, ecco, ma questa è una scelta coraggiosa da parte di Sebastiani, che non è uno che la piazza lo adori con Repetto, Bocchetti, perché è frutto sicuramente di una concertazione, perché comunque le scommesse che Sebastiani fa in genere è abituato a vincerle, perché questo è un dato oggettivo. È uno bravo, è uno che ormai il calcio lo capisce, lo conosce, per cui è una scelta coraggiosa, ma una scelta non irresponsabile, non è la scelta di uno sprovveduto, è la scelta di un presidente bravo, di un presidente che conosce benissimo le dinamiche del calcio. Però è una scommessa, è una scelta coraggiosa da questo punto di vista. Il tuo discorso è la forza di Sebastiani nell'ambiente pescarese, non è una forza, è la forza di uno che si assume delle responsabilità, e però è uno anche che ancora non ha ricucito i rapporti con la piazza, perché anche
questo campionato eccellente che il Pescara ha disputato non ha consentito a Sebastiani di ricucire i rapporti con la piazza. Se le cose vanno bene, Sebastiani è un mago, ma se le cose non dovessero andare bene, sicuramente poi è la croce. Io credo che l'interesse, con tutto il rispetto per i tifosi, non sia quello di ricucire il rapporto con la piazza, ma di disputare un buon campionato, certo, in base alle proprie, certo, sì, idee. Però il buon campionato l'ha disputato, Enrico, ma non è che c'era la folla di persone acclamanti allo stadio o il Pescara aveva il 12° uomo sugli spalti, perché oggettivamente c'è una parte di Pescara che apprezza il fatto che Sebastiani sia l'unico. La chiave di lettura può anche essere che era una squadra che non entusiasmava, perché anche, poi anche in questo, finale il tifoso anche viene. No? Certo. Ma voglio capire se il discorso è inerente soltanto a Zauri oppure al tecnico emergente che no, si prepara. No, Zauri, per carità, non, e la scelta, siccome giustamente tu dicevi Zauri sì, Zauri no, per me Zauri è un ottimo tecnico fino a prova contraria, poi conto allenare la primavera, altro allenare in Serie B. Se ragionassimo in questi termini, c'è Teo Di Mascio, dovrebbe allenare in Champions League, perché in primavera c'è Teo Di Mascio, è uno che ha dimostrato di essere un mago, per cui non è che arriviamo subito ad un assunto, bravo ad allenare la primavera, quindi in Serie B può allenare tranquillamente. Magari è così e magari addirittura in Serie B fa ancora meglio, però sicuramente è un'incognita, stiamo parlando. Scusami, di... si può condividere tutto quello che dici, però io dico subito, scusa se ti rubo 10 secondi, è tutto vero quello, può essere tutto vero, tutto è tutto vero il contrario, però anche questa storia, Pescara è una piazza esigente, sì, Pescara è una piazza esigente che risponde, però è anche una piazza che si chiami Zauri o si chiami un altro nome, devi dare un pochettino di tempo, a maggior ragione a un allenatore giovane, devi dare un po' di tempo adesso, su, perché se noi ci aspettiamo che con, al di là della squadra che verrà costruita, al di là dei giovani che è sempre bello vederli, soprattutto affiancati ai giocatori esperti, se noi ci pensiamo, e concludo, che nello spazio delle prime 5, 6, 7 giornate, 8 giornate, e questo comincia a fare faville, magari lo farà, però poi deve essere bravo a non avere una fase discendente. Francesco, tutto quindi, vero, ma io dico che ci vuole un minimo. Cioè Massimo Epifani non è che ha allenato 20 anni fa, un anno fa abbiamo avuto l'esperienza, sì, di uno bravo che allenava la primavera, sì, però è entrato in una situazione diversa. Situazione in corsa. Abbiamo avuto il Camplone che dopo 3 giornate, comunque anzi non è nemmeno iniziato il campionato, abbiamo avuto situazioni in cui la scommessa, beh all'epoca il Camplone non era ancora allenatore di oggi, sì, però voglio dire, Pescara è una piazza esigente, sì, invece, cioè una piazza in cui dopo 3 giornate, se le cose non vanno bene, già addirittura in Coppa Italia, se le cose non vanno bene iniziano i mugugni, e sappiamo quanto è importante secondo a Pescara. Secondo me i mugugni iniziano anche se prendevi, per dire, l'equivalente, parlo di Pirlo, sia come esperienza, tu puoi prendere un allenatore che sono 20 anni che allena tra A e B, se dopo non batti bene, questo ossia, come questo è l'allenatore, questo è l'allenatore che rappresenta Pescara oggi, quindi verrebbe da dire uno Toto, del popolo, di quindi dire, va aiutato, va sostenuto, ma c'è, quello io dico, Luigi Mario, ci vuole pazienza, se no scusi Toto, mi sembra generoso, nel senso, voglio dire, stiamo giudicando Zauri perché non ha allenato, voglio dire, a me mi sembra una ma io infatti prima ho chiesto Zauri oppure un, sì, tecnico emergente. No, ma l'idea è quella, è inutile che ci giriamo intorno, secondo me, cioè sottovalutiamo intanto sia Zauri che Sebastiani, perché credo intanto che è stata una scelta in base soprattutto a quello, al lavoro che ha fatto quest'anno, che al di là si è allenato la primavera o meno, insomma con le sue esperienze. Poi Zauri comunque è uno che viene, si porta sulle spalle 400 presenze tra A e B, 300 in Serie A, voglio dire, è uno, sì, ha giocato in nazionale, insomma, si vive dentro lo spogliatoio, insomma, il paragone con tutto il rispetto per Cetteo, che stimo tantissimo, non è quello, voglio dire, Zauri adesso, io credo che soprattutto la forza di Zauri a questo punto dovrà essere soprattutto la società, dovrà essere Sebastiani che lo ha scelto, e credo che la scelta sia stata soprattutto esclusivamente
completamente sua. La scelta è quella di, perché Zauri non è uno sprovveduto, vuol dire, lui non è che va a prendere la prima squadra pensando di allenare la Primavera, e tra l'altro ha il vantaggio di conoscere l'organico, che la squadra che ha appena ereditato, ha il vantaggio di capire quali sono le necessità. È ovvio che questa è una squadra, intanto è una squadra vecchia in cui ci sono tantissime, è una cosa che abbiamo già detto tante volte, in cui bisogna vedere se dopo vedremo chi è sotto contratto, cioè, ci sono tante di quelle esigenze. Credo che Zauri abbia anche le idee chiare su come costruire questa squadra, che non sarà la Primavera, sarà la squadra di giovani, ma con un tasso di esperienza importante, soprattutto importante nel ruolo chiave. Cioè, il dubbio quindi è se affidarsi a un esordiente oppure a un tecnico più esperto. Mi guarda, io se ti ricordi già due settimane fa ne abbiamo parlato, secondo me avrebbe scelto Sebastiano un tecnico emergente, quindi Zauri era tra i papabili, anzi era il numero uno. Se ne parla del resto, ne parla da tre mesi, ma non si parla solo perché è l'allenatore della Primavera, perché la squadra Primavera ha fatto bene. C'è il rimpianto di non aver messo nel giro della prima squadra almeno tre o quattro giocatori che probabilmente adesso entreranno con Zauri della Primavera, entreranno nel roster, diciamo, nel gruppo, perché sicuramente io, per quello che so io, conoscendo sia Zauri per come ha lavorato, sia anche come vice di Odd, eccetera, con l'esperienza che ha, che lui ci arrivi con le idee chiare, non per fare il signor sì, la squadra che mi dai e io te la preparo e poi vediamo come si mette. È inutile stare a vedere se la piazza l'accetta o non accetta, poi deve essere proprio questo equilibrio, la capacità della, soprattutto il problema è soprattutto il fatto di essere stato anche un gran giocatore, aveva esperienza alle spalle, non è quel tecnico che puoi guidare assolutamente, testa sua. Assolutamente, non solo, ma credo che insomma il problema principale che sa lui, ma sa soprattutto la società che deve intervenire, quindi Sebastiani, è quello di una squadra che comunque va rifondata, al di là di rifondate perché dopo ne parleremo, certo. Però è una squadra che va rifatta, e qui non può essere rifatta con la superficialità di puntare solo sui giovani che arrivano dalle varie società. Quindi, o dalla Primavera. Luigi e poi Francesco. Siccome io sono un contemporaneo e quindi la dichiarazione l'ho fatta io, non è che può essere manipolata, io non ho detto che Zauri è scarso, no, o è altezza di fare l'allenatore del Pescara, ho detto che è una scommessa, esperienza, ma la scommessa è chiunque. Ognuno di noi ha un curriculum, ma no? Scusami, abbiamo fatto le lezioni una settimana fa, c'erano tante persone che si candidavano la prima volta, tanto per rimanere in un ambito, che non hanno avuto un riscontro, perché comunque è difficile inserirsi in un certo ambiente. Poi c'è magari quello che invece si candida la prima volta e ottiene 1000 voti, sarà il caso di Zauri sicuramente, però non è un dato oggettivo. Cioè, non era il caso di scommettere? No, oggi. Non ho detto che non era il caso di scommettere, ho detto che è una scommessa coraggiosa da parte del presidente Sebastiani, il quale è uno abituato a scommettere, spesso le vince, mi auguro che questa scommessa la vinca, ma rimane una scommessa. Che è esordiente. Certo, perché comunque non è un allenatore esperto di una categoria, in una categoria difficile e complicata come la Serie B, e sarà un campionato anche molto complicato. È certo che vale per tutti quelli che hanno iniziato. No, ma vale per tutte le squadre. Qual è l'allenatore che non è una scommessa? Fammi il nome di un allenatore che doveva venire a pescare e non era una scommessa. Lo stesso Pillon è stata una scommessa con 30 anni, di carriera. Quando è arrivato era una scommessa. È una scommessa. Ma perfino Zeman era una scommessa. Perché è un allenatore esperto, un allenatore in una categoria difficile, complicata come la Serie B, che ha però esperienza, ha ovviamente una scommessa con un margine di rischio minore. Un allenatore che per la prima volta allena in Serie B è una scommessa importante, poi la stravince. Francesco, che volevi dire? Fa una lunga assenza e una malattia? Per la prima volta al 101%. Non è vero, perché sei stato d'accordo altre volte. Sempre d'accordo. Merito mio che ti dimentichi. Bravo, lui ci ha dato. Obi-Mai o meno senso. Bravo. Nicola, sul discorso di Luigi cosa ti senti di io mi sono espresso già prima,
Io credo che uno non abbia, giustamente non ha mai allenato a livello, diciamo, professionistico, però l'ottimo lavoro che ha fatto con la Primavera. Come non ci scuola di parte marsicano come Zau, insomma, non sei attento. Ricordiamo che Zau è di Pescina, Io personalmente non lo conosco nemmeno. No, però sei marsicano come lui. Questo non c'è, pure giovane. Sto scherzando. No, a parte questo, io credo che lui abbia una storia importante di giocatore, quindi anche questo ti aiuta a fare l'allenatore, cioè se entri in uno spogliatoio, uno campione del mondo, insomma, tipo Oddo, campione del mondo, ce l'ha il suo... Quello ho detto, l'esperienza maturata del giocatore. Il problema secondo me però, Zauri va bene, il problema è rifondare la squadra. Adesso ne parliamo. Riccardo, su Zauri invece... Perché senza squadra se non ho visto tutte le partite del Pescara. Vabbè, tu Zauri l'avresti già voluto quest'anno al posto di Pillon 3 mesi fa, no? Assolutamente sì, ti spiego anche il motivo. Ho visto tutte le squadre giocare, tolto il Brescia, ho visto un calcio squallido. Non ho visto squadre con personalità, non ho visto allenatori che esprimevano un gioco diverso, che tu prendi Cosmi, Cucuredu, Galderisi, tutti quelli che vuoi, tutta gente che... Non è che No, sto dicendo ex allenatore del Pescara. Anche un signor ti dico tutto quello che vuoi. Io il calcio che io ho visto, però fammi parlare. Hai citato Cucuredu. Il calcio, no, perché ti sto dicendo, chiunque tu prendi, ho citato dei nomi, sul chiunque tu prendi, ho citato dei nomi, posso citare... Mourinho, Albertino Bigon che ha allenato un anno e ha vinto il campionato con Maradona. Dipende anche che giocatori prendi, però ti voglio dire questo: in un gioco del calcio dove c'è sempre meno tecnica e c'è molto meno tattica e molto più corsa, se tu hai dei ragazzi giovani, beh, l'Ajax è sulla bocca di tutti, che non ha tutti questi giocatori così tecnici ma molto bravi generalmente un po' in tutto. Tu guarda Bettella 19 anni, è arrivato punto fermo della difesa, vuoi toccare Bettella fino a 3 mesi prima era uno della Primavera ed era chi era? Nessuno. Quindi tu devi giocare sul fatto che sei in Serie B dove c'è un calcio squallido, perché il calcio è già squallido in Serie A in Italia, figurati la Serie B, dove c'è un calcio dove tu devi tirar fuori i giovani, e chi meglio di un allenatore esoriente la Primavera secondo me può far bene per dare qualcosa di diverso a questo mondo, che è un mondo vecchio di persone, ti faccio un nome come Cosmi, che sono tutti come gioca, che va a vedere le partite, ti annoia, ti addormenti. Ben venga un attore come Zauri che magari porta, magari no, ma magari sì, porti qualcosa di diverso, qualcosa di primaverile, di gioia di giocare. Ti ripeto, i migliori sono stati Sottil e Bettella, due giocatori della Primavera. Però poi c'è chi preferisce, perdonami, se tu poi a questo mix ci metti a livello di risultati, no? Come? C'è chi preferisce. Beh, che cosa hai fatto quest'anno? Perdonami, termino. Che cosa hai fatto? Nel calcio serve solo vincere. Che tu arrivi quarto, ragazzi, arrivi prima. Ma dai, ma che cosa hai fatto? Ma dai. Ma sei arrivato alla semifinale. Vabbè. Ma che cosa hai fatto? Hai fatto un campionato di Serie B. Non hai fatto niente. No. Con quella squadra. Ma non hai fatto niente. Non hai fatto niente. No. Giocavi in Serie B, giochi in Serie B. Hai fatto niente. L'anno prossimo deve vincere. Giochi in Serie B. Deve vincere il campionato, parla. Che deve vinci? No, a uno come Zauri dipende che, perdonami, dipende che squadra tu gli metti quei giocatori che compra, che la società così. Se ha una società. Se sono bravi, lo vedi dopo nel corso della stagione, mi ricordo una volta. Appunto, ma ci vuole un giovane, magari. Buonasera. Senti, il Crotone, sul mio discorso, il Crotone doveva distruggere il campionato, il Palermo doveva distruggere il campionato, il Benevento era uno squadrone, il Perugia già stava in Serie A. Ma però stiamo facendo un discorso dove sta? Il Verona. Io sto facendo un discorso sull'allenatore, non sulla squadra. Sto dicendo che in un club, allora, che ci vuole la squadra. Ho capito. Devi vedere che squadra fai e che cosa vuoi fare. Perfetto, però se tu fai una squadra, se tu prendi un allenatore così, e quindi, come diceva anche Totò, giocherai con giocatori più della Primavera, ci sarà un po' più un'area giovane, un'area più giovane. Facciamo andare avanti nella malattia, quello c'ha 37 di febbre, noi abbiamo fatto già morire. Tanto dice, ha 37 di febbre, vediamo se si può abbassare a 36 e mezzo. Ci va essere da 38, a 38 non si può morire. Non scherziamo, stiamo parlando già, abbiamo allargato il discorso senza sapere chi resta di questo capo. Ma non, magari da capo, non sai tu una squadra da capo, non sai chi resta. Momento, non sai chi resta di quelli che c'erano, non sai che giovani arriveranno. Perché, scusa, giovani. A Bettella, non oggi, Bettella 12 mesi fa.
Chi lo conosceva? No, si conosceva. Scusa, 6 mesi fa, bravo. Sì che si conosceva. Stava già nel giro. Ho capito, però ancora più grave allora che ha giocato alla fine. Deve vedere che giocatori verranno inseriti in questo organico, chi andrà via. Se tu in questo Pescara... L'attaccante che prenderai andando via Muso. Hai alla fine giocato su Bettelle e Sottil, che sono comunque giocatori. Se tu prendi dei giocatori forti, magari anche da squadre, tanto di proprietà ne abbiamo pochi, magari prendi qualche giovane emergente e gli metti un allenatore che ha una testa un po' giovane, con un calcio diverso, fin dei conti lui è un ex calciatore. Cioè, vuoi dire, vogliamo vedere un calcio più propositivo? Esatto, un calcio più propositivo, un calcio più, ti ripeto, più come la B merita, cioè un calcio più veloce. Più che propositivo, efficace, perché efficace, tu puoi proporre efficace. Tutto il calcio propositivo efficace. In questo mondo, difesa però se alta, tu hai centrocampo tra le difese e centrocampo, 10 metri, ma non è efficace. In Serie B, siamo in Serie B, giovani che hanno voglia di giocare, che hanno voglia di muovere il freno, magari fai un Luigi campionato. Luigi è convinto di più dopo, ma dopo questo no, sicuramente. No, vabbè, dopo questo di no, dopo la confusione totale. Ma io ho fatto un discorso logico, no, bisogna vedere, bisogna vedere poi la linea qual è? La linea sarà quella niente, di continuare come negli ultimi anni nella valorizzazione di giovani, sperando che i giovani non li valorizziamo per le altre squadre, perché poi molti dei giovani che sono stati qui erano giocatori in prestito che abbiamo valorizzato e che poi sono andati in varie destinazioni. Io poi qua diverse volte ho detto che non è vero che Pillon non ha dato occasione ai giovani, le ha date le occasioni ai giovani. Ricordo un Gravillon che ha giocato tutto il girone d'andata, poi, ma non soltanto Gravillon. Zauri ha chiaramente una grande confidenza con il materiale umano molto giovane, quindi sotto questo aspetto dà la possibilità alla società di investire, di fare quel lavoro che Sebastiani ha sempre predicato, di valorizzazione dei giovani. Sto pensando sostanzialmente che, di lavorare in economia, proprio perché non sappiamo che squadra farà. Infatti. Oggi io 3 giugno di che parliamo? No, 3 giugno. È la scelta migliore Francesco. Che potesse fare Sebastiani insieme a Repetto e Bocchetti. Però la scelta, a dare la squadra la scelta a Zauri che la migliore che succede. La scelta di Zauri che è la migliore. Secondo me è la migliore in assoluto. È una scelta che va nella direzione di dare continuità a quello che un po' da alcuni anni è il come si parla, come si parla di progetto, cioè, progettazione di, e come di fare le cose in economia, perché vogliamo anche evitare i crack che hanno avuto il Palermo, che hanno avuto il Foggia, il Foggia, e quello è un altro merito, ma è una società che purtroppo il calcio oggi ha delle logiche. Luigi, però in economia potrebbe sembrare l'ingaggio verso l'allenatore, perché poi per la squadra non mi riferisco all'allenatore, Cittadella con una gestione di 4 milioni arriva alla finale playoff. Il Benevento che ne spende 20, no, si è fermato. E questo meno male, il bello del calcio, perché altrimenti tutto sarebbe scontato. Allora ci fermiamo pochi minuti per la pubblicità, torniamo in studio per vedere chi è sotto contratto, chi è in scadenza, come potrebbe nascere il nuovo Pescara. Tra poco. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Ore 21:39 minuti. Prima di continuare a parlare di calcio, domani a Pescara c'è un appuntamento importante. Vorrei coinvolgere Totò De Leonardis perché c'è l'Amatori, certo, Pescara, che affronta il Salerno domani sera alle ore 21 per la gara 4. Allora, gara come 4. Funziona intanto? Perché l'Amatori, se dovesse passare questo turno, si ritroverebbe con altre tre squadre. Altre tre squadre, sì, sarà un concentramento finale a Montecatini. Concentramento a Montecatini a 4, in questo momento le quattro sfide sono tutte sul 2-1, quindi ancora tutto da vedere. Quindi concentramento a 4, le due vanno subito in A e poi le due perdenti si giocano il terzo posto, quindi 3 su 4 andrebbero in A2, quindi una grandissima occasione. Tra l'altro, insomma, l'Amatori ripescata, tra l'altro, ha avuto un po' quasi il problema molto simile alla storia del Palermo, perché il Reggio Calabria è stato buttato fuori. E la squadra è rinata da questa grande delusione che aveva avuto con questa. È tornato anche il grande pubblico al Palelec. Sì, il pubblico l'ultima partita. Hanno vinto a Salerno. No, hanno vinto. Autorità, non solo, la prima l'avevano persa nell'ultimo minuto, seconda l'hanno vista alla grande e ieri addirittura l'hanno schiantato l'avversario. Si è vista la differenza. Sì, ti dico che Raiola è bravo. È emergente! Che emergente? Dimmi qualcosa adesso. Che è un emergente. Ah no, è una vita ormai, no, giocatore. Vabbè, con Raiola non sono onesto. Raiola, posso dire perché lo conosco davanti, stava a terra, ma era bravissimo da giocatore. Persona seria e ha confermato in questi anni a Pescara di essere altrettanto. Siamo tutti d'accordo su Raiola. Quindi. Posso dire una cosa, che anche lui era una scommessa come allenatore. All'inizio sì. Ha dimostrato di... Appuntamento, allora domani alle ore 21 tutti al Palelettra. Andrea Costantini, invece per quanto riguarda le panchine di Serie B, abbiamo delle novità di giornata? Beh, qualcosa possiamo dire. Intanto Fabio Caserta, che ha conquistato la Serie B con la Juve Stabia, non resterà a Castellammare, ha risolto il suo accordo con la squadra campana e andrà a Frosinone, che proprio ieri si è separato da Marco Baroni. Questa intanto è una novità, siamo quasi all'ufficialità. Un altro ex tecnico del Frosinone, Moreno Longo, che lo scorso anno ha conquistato la promozione in Serie A, quest'anno ha guidato la squadra frosinate fino all'esonero, sempre in Serie A, dovrebbe ripartire da una panchina importante, Chievo o Benevento. Nel Chievo non c'è più Di Carlo, che ha firmato con il Vicenza in Serie C, nel Benevento si è chiusa l'esperienza traumatica di Bucchi. Per quanto riguarda il Chievo, altri rumors affiancherebbero alla panchina clivense l'ex tecnico biancazzurro Pasquale Marino, che non resterà alla Spezia. Queste sono insomma alcune delle voci. Possiamo anche aggiungere che a Perugia, a proposito di Pescara, un pescarese come Fabio Grosso sembra indirizzato verso la panchina del Perugia. Per lui sarebbe un ritorno, visto che lì ha giocato ai tempi di Serse Cosmi, anche se nelle ultime ore sta uscendo fuori un altro rumors di mercato che lo vorrebbero in competizione con Massimo Oddo, ex tecnico biancazzurro. Dunque un derby Grosso Oddo per la panchina del Perugia. Poi insomma in altre piazze, a Cosenza si va verso la permanenza di Piero Braglia, a Cremona si va verso la permanenza di Massimo Rastelli. A te.
Grazie. Beh, giornalisticamente questo è un bel periodo, Nicola, il valzer delle panchine. Sì. Marco Giampaolo vicino al Milan sarebbe una bella cosa per il mondo tecnico abruzzese. Da milanista sono contentissimo. Giampaolo al Milan farebbe contenti sarebbe tutti, il no? Perché poi merita veramente di approdare. Meritava già. Dove era già vicino al Milan 2 anni fa. Ma la Juventus pure. Juventus e anche il Milan 2 anni fa. E la Juve. Lippi ha stroncato un po' la carriera perché era già invece di Francesco secondo voi resterà fuori da questo valzer di panchino sempre di Francesco? Io credo che vada all'estero. All'estero? Sì, ho questa convinzione. Beh, a livello di Serie A ormai la Roma se lo dici vuol dire che hai sentito qualcosa. No, nell'ambiente romano si parla di estero. Allora, torniamo al Pescara, vediamo in questa videata i giocatori sotto contratto, che non vuol dire che resteranno sicuramente a Pescara. Sono Fiorillo, Balzano, Ciofani, Del Grosso gli è scaduto il contratto, però è già in parola per il rinnovo, infatti c'è l'asterisco. Poi Bettella, Scognamiglio, Memusciai, Bruno, Crecco, Marras, Canutè, Perrotta, Brugman e Elisalde. Sono invece in scadenza Castrati, Pinto, Gravion, Campagnaro per fine carriera, perché dovrebbe essere. Sì, no, tu resterai il prossimo. Campagnaro, però. Non male, poi se Farelli, poi torno. Melegoni, Sottil, Mancuso, Monachello, Del Sole, Antonucci, Capone e Bellini. Però ci sono dei casi tipo Sottil che potrebbe restare perché è una richiesta della società, invece qualcuno che è sotto contratto potrebbe partire. Allora, visto questo quadro, Nicola, ti senti di aggiungere qualcosa? Perché poi inizierà la campagna acquisti, arriveranno sicuramente dei rinforzi, perché ne sono pochi, no, sotto contratto. Beh, molto pochi. Che te ne pare? 14 ne sono, ci metti 7-8 ragazzi bravi. Ma sono aspetta, i ruoli, devi vedere. Andiamo anche per i ruoli. Allora, molti di quelli non ci saranno, su. Facciamola vedere ancora questa videata. È interessante. Beh, Fiorillo credo che sia un punto fermo e credo che sul quale bisogna rifondare anche il Pescara, è uno dei ed è un titolare, uno dei pilastri. Del Grosso è una garanzia, però ovviamente va affiancato perché alla sua età un campionato intero in Serie B. Mi sembra di capire che nel settore difensivo con Balzano, Ciofani, Del Grosso, cosa. Bettella, Scognamiglio, Perrotta, manca soltanto Gravion dell'attuale reparto. Più o meno è quello, però secondo me è un altro giocatore di valore lì ne ha bisogno sicuramente. Forse avrà più spazio Bettella probabilmente. Sì, sicuramente. Bettella è stato la rivelazione del una personalità incredibile. Alcuni di questi offrono. Adesso sentirò dove la vedo l'attacco? Siamo messi male. Siamo messi male. Perché l'unico che resta è Marras, che credo venga messo sul mercato. Beh, direi, ha fatto manco un gol, gatta Candè, con tutto il rispetto per Marras. Centrocampo e attacco? Centrocampo e attacco ci sono sicuramente dei problemi, anche perché bisogna vedere se rimane Brugman, perché Brugman credo che sia uno dei pochi che abbia un mercato. Per cui, sai, sostituire Brugman non è semplicissimo. Poi io sono curioso di vedere sto Elisalde, che tutti mi dicono che è un grandissimo difensore, ma ho l'impressione che non lo vedremo mai perché andrà via, no? Da quello che non lo sappiamo. Che sento. Sai, sul mercato Nicola Cinzini che tutto può succedere, quindi può restare, non può restare. Ma io la rifondazione sicuramente passa per i pilastri, cioè il centrocampo, abbiamo detto che Memusciai, credo che sia un ottimo giocatore per la Serie B, anzi ci dicevano che avevamo il centrocampo più forte della Serie B, poi Melegoni è mancato. Melegoni per esempio era un giocatore che se si può riprendere. E poi bisogna vedere se ti danno Sottile, perché c'è una nuova proprietà a quanto sembra nella Fiorentina. Sottile sarebbe un giovane. Fiorentina ha annunciato che Chiesa non verrà messo sul mercato e resterà a Firenze. E quindi allora potrebbe esserci qualche possibilità che Sottile, che è un po' diciamo la controfigura, anche se deve lavorare ancora parecchio per arrivare a livelli. Il problema grosso è l'attacco e rinforzare sicuramente il centrocampo, perché poi anche i numeri sono importanti. Quest'anno noi siamo partiti con tanti centrocampisti, alla fine Brugman ha dovuto giocare con le stampelle per più di una partita e tutto il calo che c'è stato nella seconda parte del campionato è dovuto anche alla Io però a questo punto volevo dire una cosa che forse è stata trascurata. Il pubblico di Pescara, io e Antonio lo conosciamo un po' più degli altri perché l'abbiamo vissuta storicamente questa vicenda, è un pubblico che
piano piano, gradualmente, all'inizio è molto sospettoso, poi da 2.000 si passa a 4.000, cioè i 3-4.000 sono i fedelissimi, quelli non li tocca, e aumenta. Se andiamo a vedere il campionato del Pescara, ha fatto un ottimo girone di andata, ha fatto 33 punti. Stavamo primo, secondo, terzo. 32 punti. 32 punti, E ne ha fatti poi 23 nel momento in cui doveva esprimersi meglio per acquistare la fiducia del pubblico. Quindi non c'è stato questo trend, perciò il pubblico è rimasto anche freddino. Al di là del discorso di Sebastiani, il pubblico che non vanno molto d'accordo. Quindi non è una squadra che ha dato l'impressione di poter andare in Serie A direttamente o presentarsi nella griglia, diciamo, meglio di come è arrivata. Quindi c'è stato un calo, e il calo è dovuto al fatto che a gennaio non è arrivato nessuno, diciamo francamente. Nessuno di... sono arrivati Sottil, Bettella e Pinto. Si diceva che Pescara non aveva il terzino, poi si è scoperto che c'era anche Pinto. Ma Pinto ha fatto una partita e mezza alla fine. Perché non giocava. Che ce ne siamo. Gira e giri, sembra là, se c'è il dente cambiato. Se uno dice che nel campo stanno sbagliando, se arrivano Sottile e Bettella... No, sbagliato, è stato, sbagliato, è stato molto povero. Si cercava una punta perché si sapeva che Monachello... Ci insegni che la punta o è forte oppure non ti migliora. Lo so, però ce n'erano in giro, ce n'erano. Questo Moncini, per esempio, c'era in giro. Se te lo danno, sì. Neanche... Non per giustificare il mercato, no. Sono stati quelli. Cioè, io ho sentito sempre in questo periodo che noi non siamo riusciti a prendere una punta perché non ci volevano venire, in quanto noi giocavamo con una punta sola. Questo ho sentito da qualcuno che lo diceva. Allora... noi giocavamo con una punta sola perché non avevamo la prima punta, abbiamo adattato Mancuso a fare il centravanti, l'ha fatto benissimo. Con questo Mancuso che non ha la prima punta, no, vabbè, ha fatto, cioè, però c'era come alternativa Monachello. Questa storia di Mancuso, la prima punta, ne stava parlando all'inizio dell'anno scorso. Sto dicendo, ma non è vero, è una banalità. Su, Mancuso è la prima punta, ma è uno che fa pure benissimo. Non può fare un cacchio, fa la prima punta e fa 20 gol. E che lo fa? Questo è il campo, quello ci ha detto. Ha fatto 20 gol, quindi è una prima punta, esatto, è la prima punta perché si muove come una prima punta, fa gol di testa, comunque a prescindere prima punta, non un'alternativa a Mancuso, è l'alternativa a Mancuso, alternativa a Mancuso, ma no, Mancuso la prima punta, per fortuna che abbiamo avuto Mancuso come prima punta, se no ne stiamo anche là. Penso che se Bellini fosse stato, non c'è controprova, quindi no, quello che dico io, su 100 persone 99 possono dire che dico adesso una fesseria, uno magari, però c'hai ragione. Se Bellini forse fosse stato, come devo dire, tenuto più in considerazione e aiutarlo a crescere un po' di tempo prima, aiutarlo a dimagrire, direi io. Quello pure, vabbè, che ci devo pensare io a farlo dimagrire, ma lui che è arrivato, i preparatori, tutto il resto. Ma perché è stato fermo da un anno e mezzo? Pescara a gennaio era puntato su un centravanti, un attaccante, però non è stato, se non l'hanno preso, perché vuol dire che non è stato possibile fare diversamente. Moncini era Mirino. Pare che è venuto, guardiamo al futuro. Posso dire una cosa su Moncini? Fatemela dire. Tutto. Allora, Moncini l'ha avuto l'anno scorso, Camprone a Cesena, non segnava nemmeno con la matita. Va bene? Moncini, allora io ci ho parlato oggi con Andrea Camprone, proprio era uno che il gol era tipo Marras, ma il gol no, quest'anno ha fatto, l'abbiamo scoperto dopo, perfino esatto, però Camprone, che l'ha avuto l'anno scorso, si lamentava perché non riusciva a fare un tiro, un gol, non ha fatto manco un gol, capito? Vale, difficile, quindi parliamo sulle scelte, appunto, è fatto così. Allora vediamo cosa c'è da cambiare per le posizioni contrattuali. Luigi, mi sembra di capire che la difesa non dovrà essere rivoluzionata. La difesa è una difesa molto esperta, ma non è che quest'anno ha dimostrato di essere una difesa invulnerabile, difesa esperta, e attenzione, poi è capace che se l'allenatore vuole giocare con i giovani, questa mi pare una difesa di giovani, qualche innesto, c'è Bettella che è molto giovane, se si vuole investire su Bettella, poi per il resto è la difesa di quest'anno, però la difesa, questo può essere anche un vantaggio. Luigi, mi insegni tu, la difesa va aiutata, dipende. Sì, bisogna vedere pure il centrocampo, se tu non hai centrocampo e gli esterni bravi, quest'anno, no? secondo me quest'anno va fatto il sacrificio con Brugman. La partenza di Brugman è inevitabile per costruire poi intorno a quella difesa. Scusami Luigi, Andrea Costantini, a proposito di Brugman, se ne è parlato durante la consegna del premio a Fiorillo in settimana?
Beh, diciamo di sì, siamo abbastanza certi di questo, perché la scorsa settimana il procuratore di Gaston Brugman, Silvio Pagliari, ha incontrato l'entourage del Pescara. Questa qui vediamo corta, alcune delle immagini, sì, c'era anche Dino Zampacorta, ma c'era il DS in pectore, Antonio Bocchetti, c'era, vediamo, il presidente Daniele Sebastiani e appunto Silvio Pagliari, che vediamo di profilo. Eccolo qui, Dino Pagliari, in questo caso al telefono, insomma, chissà, lui è il procuratore di era al telefono proprio con il capitano del Pescara. Sì, allora potrebbe essere l'anno buono per Brugman, però se resta penso che meriti anche Brugman una grande opportunità, la ebbe con il Palermo se non vado errato, ma forse merita adesso con maggiore maturità anche un'occasione in più. E poi facciamo rivedere il quadro, Maurizio. Realizzare attraverso Brugman e attraverso anche la cessione di qualche altro giocatore. Penso per esempio che Fiorillo e Memusciai siano le colonne della futura squadra, sono giocatori che ormai mi sembra che siano quasi cittadini onorari oltre che giocatori del Pescara. E da lì poi bisogna ripartire. Certo, quindi l'attacco è tutto da rifare. L'attacco è tutto da rifare, infatti stavo per dire questo, e bisogna vedere qual è il pensiero di Zauri. E come vuole far giocare quella squadra, Mancuso mi pare che sia un capitolo chiuso, guardo anche quelli in scadenza, perché anche quelli in scadenza in teoria in astratto potrebbero essere giocatori da ripassare nella parte sinistra del nostro video, ma non, francamente ho difficoltà a pensarlo. Anche la decisione di Campagnaro, da quello che ho capito, non mi pare definitiva, sì, probabile, anche se Sebastiani credo dall'intervista che ha fatto lo ha spinto molto a decidere di avere magari un ruolo anche nella società. Totò, cosa vuoi aggiungere a questo quadro? Pensi che sia la mia, una rivoluzione? Dico la mia, sì. Se me lo puoi vedere. Allora, secondo me, per la difesa i punti fermi sono solo tre, cioè Fiorillo, Bettel e Scognamiglio. Gli altri da vedere in base al mercato. È indubbio che Pescara ha bisogno di due esterni, non dico giovani, ma comunque di una corsa diversa, voglio dire. Quindi, cioè, almeno sulla per carta. Per Ciofani ci siano delle problematiche per restare? No, non problematiche, nel senso che potrebbero restare, però ci vogliono due titolari, insomma. Ah, questa sì, cosa, l'idea mia, cioè l'unico che potrebbe magari provarci è Ciofani, che quest'anno l'abbiamo visto a metà perché è uscito Riccardo, fuori giusto l'ultimo. Non sgomitare, adesso arriviamo anche da te. Poi, per quanto riguarda il centrocampo, Elisalde secondo te avrà spazio? Elisalde, sì, si può aggiungere Elisalde in questa squadra, senza, ovviamente questa sia una scommessa, come dice lui, perché non l'abbiamo visto soprattutto, quindi io dico che è una scommessa. Però tutti ne parlano bene. Sì, esatto, però non l'abbiamo visto. Per il centrocampo credo che l'unico punto fermo sia Memusciai, perché Brugman sicuramente sta sul mercato. Ora, non è che Pescara si arricchirà con Brugman, io credo che Brugman c'ha una valutazione di 1,5 milioni più o meno massimo, sì. Voglio dire, non è che anche se dovesse andare al Parma come si dice in questo momento, come punti fermi dico, e poi ci potrebbe essere Canutè, che comunque è un giocatore che quest'anno ha avuto dei problemi fisici e potrebbe essere un altro giocatore. Qui stiamo parlando di un 4-3-3 eventuale. Esatto, ma credo che si dovrebbero ripartire così con Zauri, insomma. Poi a questi qui ci aggiungerei Sottil, che secondo me è un giocatore che va a conferarsi, se deve fare di tutto per tenerlo, e poi niente, è Del Sole, credo che Del Sole finalmente possa avere un'occasione sempre nell'ossatura base della squadra. Ovvio, al netto di quello che ho detto, servono sicuramente due difensori esterni, serve un difensore centrale. Esatto, ci arriviamo, che il problema grosso, come hanno detto tutti, è quello dell'attacco, in cui sicuramente puoi contare, a mio avviso, Del Sole e Sottil, però ti servono pure due punti, perché su Bellini, io per quello che ho visto, non credo che si possa puntare su Bellini, magari si metterà in condizione fisica, un giocatore ancora da scoprire. Sarà il salto per Borrelli. Potrebbe essere, io credo che appunto con Zauri almeno tre giocatori, tra questi appunto Borrelli, ce ne sono che si aggregheranno alla prima squadra, però certo. Non saranno titolari, certo. Voglio dire. Quindi la base, per quello che quando diciamo che è una squadra da ricostruire, secondo me è quello il problema principale.
E allora su questo argomento... Scusa se ti interrompo, siccome si parla di Ciofani in attacco, può essere un profilo... Potrebbe essere attaccante, un attaccante di quelli che ci è mancato pure quest'anno. Attaccante vero. Sì. Soprattutto se ti manca Mancuso. Sai, queste storie fanno un po' paura, perché il Pescara, quando ha puntato sul nome famoso, è andata sempre male. Cocco, capocannoniere. Sì, sì, però per l'amor di Dio. Solo esce fuori quello che non ti aspetti. Ciofani sono anni. Non voglio mettere le mani avanti su Ciofani. Che capito, Ciofani sono anni che fa gol. Io ricordo un'altra cosa, che praticamente Ciofani era intanto era del Pescara. Sì. Si trattava l'anno del ritorno in Serie B con De Cecco presidente, eccetera. Ciofani era una delle scelte, perché lui si era messo in evidenza con la squadra campana, insomma, ha fatto tanti gol. Il Pescara non ebbe il coraggio di riprendere, quindi quello è stata una grande occasione persa, perché poi Ciofani ha fatto una grandissima carriera, è stata determinante. Per cui sì, certo, gli attaccanti, un attaccante di quel peso, di quella struttura, io credo, tra l'altro, credo che sul piano proprio come ragazzo, come persona, uno è lì a Frosinone una bandiera, insomma, non è il cocco della situazione, insomma, che è arrivato qui, si è trovato pure chiuso dall'esplosione della Padula. Già ci è dato una infarinatura della nuova squadra. Più o meno, per quello che penso di qualità in più, forse. No, soprattutto se dovesse partire Brugman, certo. Là, l'unico su cui puoi contare è Memusciai, a mio avviso. Quindi come titolare, però. Poi, Francesco, praticamente noi stiamo giocando la schedina. In che senso? È nel senso che noi possiamo dire quello che volevo aggiungere, non c'è nella schermata, però ci sono tanti ragazzi che rientrano. Ah, sì. Tra questi c'è Vitturini, che potrebbe essere uno di quei difensori che io adesso non ho seguito il campionato che ha fatto col Fano, però ricordo quello che era prima di andare via da Pescara. Si parla anche di Ventola, che potrebbe rientrare. Ventola e tre palati. Anche Ventola, c'è uno di questi giocatori che potrebbero di proprietà ce ne sono diversi nell'organico. In giro, sì, poi. C'era almeno una quindicina in Pescara in giro. Tra quelli più importanti credo che siano proprio Vitturini e Ventola. Soprattutto Vitturini, che ha già dimostrato le sue doti. Bisogna capire già lo scouting come l'hanno ancora. Una cosa volevo aggiungere, questo: nella ricostruzione di questa squadra, a me fa specie che non partecipi Giorgio Repetto in prima persona, perché veramente se Pescara ha un fuori classe nella categoria è Giorgio Repetto. Ora, a me sembra che il ruolo di Giorgio sia ancora molto defilato, nel senso questo del direttore dell'area tecnica, che però io credo che la forza, siccome lo conosco da tantissimi anni, anche quando facevo l'osservatore del Chievo, la forza sua sia soprattutto quello, la capacità anche di costruire una squadra. Ricordiamoci l'anno di Marino, insomma, i Politano, quel Sala, cioè tutti quelli che sono arrivati in quel periodo. Ma poi che so, la Padula e Belchiorri, voglio dire, credo che Giorgio abbia un occhio particolare sul... Dici che Repetto ai margini? Chiedo scusa, siccome hai lanciato una pietra nello stadio, ne riparliamo subito dopo la pubblicità, perché è un argomento che voglio approfondire, questo di Repetto. A tra poco. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Se
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 6 minuti, rientriamo in diretta perché prima della pubblicità Totò De Leonardis ha sollevato un problema. Questa squadra la fa Repetto o no? Mi sembra di sintetizzare il concetto, Totò. Sì, no, secondo me non la fa Repetto. Oh. Vorrei sentire parere degli altri. Luigi Mascia, questo che significa? Che è un ruolo ancora marginale quello di Repetto? Ma perché dovrebbe essere marginale? Cioè uno come Repetto, con la storia di Repetto, ma soprattutto con i trascorsi di Repetto in quel ruolo, cioè con la certezza che Repetto abbia una conoscenza tecnica notevolissima e tra l'altro non è uno che propone giocatori costosi o non alla portata del Pescara. Ogni volta che Repetto si è assunto una responsabilità su qualche giocatore, poi alla fine il Pescara ha fatto un affare con la proposta di Repetto. Poi quali siano gli equilibri, se è arrivato Bocchetti che conosco poco e quindi il presidente in qualche modo vuole mettere alla prova Bocchetti e allora Repetto fa da suggeritore o comunque magari ha un ruolo di, posso immaginare, di persona più vicina al futuro allenatore. Questo non lo so, negli equilibri e nella diffusione poi dei ruoli. Totò, ma Zauri l'ha scelto Repetto anche? Cioè l'ha avallato? Per quello che so io non l'ha avallato, sì. Per quello che so, non è che lui abbia fatto delle alternative, anche so che insomma lui stima Zauri, per cui, però credo che non sia lui. Aver suggerito, mentre due anni fa ha scelto lui Pillon, prima persona, questa volta credo che la scelta sia stata soprattutto della società, quindi del presidente, e che credo che Repetto abbia avallato in maniera anche ottimistica, nel senso perché stima. Tu hai dei dubbi sulla scelta dei giocatori? Sì, no, su quello sì, no, ma io dico, io l'ho già detto già in passato, secondo me utilizzare in questo modo quasi part time Repetto è uno spreco proprio per le sue conoscenze, per le sue capacità e via dicendo. Credo che una squadra che deve essere adesso rifondata, probabilmente sono convinto che l'apporto di Repetto potrebbe essere molto importante. Voglio dire, per esempio, negli ultimi anni abbiamo visto per esempio che il Pescara non ha mai pescato in Serie C, non esiste questo tipo di, cioè di scouting che ti porta anche, io credo che probabilmente anche quello è un settore da scandagliare e trovare delle soluzioni diverse, piuttosto che affidarti solo ai settori giovanili importanti. Nell'ultima intervista il presidente Sebastiani ha detto proprio questo, che Bocchetti era stato chiamato per fare scouting. Sì. Quindi sì, però, il ruolo però, di Bocchetti era limitato a questo. Sì, però voglio dire, è limitato a questo perché evidentemente anche il presidente lo fa anche lui in prima persona, nel senso che lui. Ma questa a maggior ragione, no. Visto che Bocchetti, con tutto il rispetto a Bocchetti, non è Marotta, voglio dire, perché mai
ripeto, in un quadro un equilibrio di questo genere, dovrebbe essere un po' ai margini, dovrebbe essere invece al centro. Io ti sto dicendo quello che ho visto dal rientro di Repetto in poi, voglio dire, io questo ti sto dicendo, non è che dico, non lo so se è ai margini o se è una scelta, voglio dire, in questo momento la struttura prevede che Repetto sia responsabile, come l'ha fatto quest'anno, è stato, ripeto, ha scelto Pillone, è stato vicinissimo a Pillone per tutta la stagione, anche in momenti di bufera. Però per il resto, per quello che, per quelle cose che lui sa fare, secondo me, non è utilizzato tutto qua. Io ho detto solo questo, è sottoutilizzato. Nicola, cioè, poi dopo l'organigramma, se non so quali sono gli equilibri tra quest'anno sia diverso, perché lo scorso anno si era partiti con Leone che aveva quel compito. Esatto. E probabilmente potrebbero cambiare anche le cose. Cioè io ti ripeto, non sto discutendo Bocchetti. Sì, sì, ho capito. Sto discutendo la marginalità di Repetto in questo progetto, in un momento in cui deve rifondare la squadra, tutto qua. Ma io credo che Antonio, che sta nell'ambiente più, sicuramente più di me, se dà una notizia del genere, evidentemente ha ci sono delle cose concrete, ci sono dei fondamenti. A me dispiace perché una figura come Repetto, a parte i legami storici del grande Pescara, eccetera, è stato un ottimo professionista e soprattutto un punto di riferimento nei momenti difficili della società. Io ricordo quando l'anno scorso stavamo andando a precipizio in Serie B, in Serie C si è inventato Pillon, e Pillon, nonostante qualcuno non sia d'accordo, secondo me ha fatto un ottimo lavoro l'anno scorso e lo ha fatto anche quest'anno. Quindi è un punto di riferimento. Tra l'altro non ci scordiamo dei soldi che sono entrati in società grazie a Repetto, perché la Padula è una creatura di Repetto, è andato lui a convincerlo quando era a Teramo. Sì, ma non solo stesso, lui, c'è Memusciari, c'è Polità, c'è tutta una serie di... Anche Mancuso, credo. No, Mancuso no, non credo. Dici? No, secondo allora, me... Allora, sentiamo Francesco e Riccardo. Francesco. Io posso dire che mi sbaglio, che non ho motivo di dubitare quelle che sono le sensazioni o anche le certezze di Totò, magari riferito a qualche giocatore suggerito nel passato da Repetto e poi che non è stato preso. Ma io credo che su 10 decisioni da prendere si siedono a tavolino, magari si siedono per telefono, ma 10 volte Sebastiani chiede il pensiero di Repetto, poi magari Repetto dice per me va bene, e dopo magari Sebastiani fa cadere quella trattativa e ne prende un'altra, ma credo che lavorino di concerto, come si dice, insomma, non penso che... Però che Francesco, scusa, l'anno scorso, di questi tempi, ma anche 2 anni fa, come finivano i campionati? Arrivavano, già si sapevano alcuni giocatori che erano stati presi prima, soprattutto adesso... di questi giocatori non se ne sente, quindi evidentemente mica sarebbe sbagliato un lavoro di scouting. Perfetto. Non è stato fatto a livello, se è stato fatto, non è stato fatto, io purtroppo non lo so se c'è la certezza. Finiti i campionati, è finito il campionato, andati, magari ancora non escono i nomi, no, perché sono andati sempre, quasi sempre, alla ricerca di parametri zero, tanto per essere chiaro. Ho capito, quindi parametro zero, se la società, ad esempio, se esce fuori il nome di Ciofani attaccante, facile da cavallo. Beh, ho capito, di avere il direttore sportivo. Ma comunque però, io credo che qui, al di là di quelli sotto contratti in scadenza e di quelli che rientrano dei vari prestiti, ai prestiti, un'ossatura c'è, perché qui siamo, sì, però c'è bisogno anche, ma è ovvio che c'è bisogno di 3-4 stiamo 5 discutendo chi sceglie i nuovi giocatori. Ma i nuovi giocatori li scelgono, sì. C'è il numero, per esempio, se tu vai a vedere ci sono 7 difensori, 6 difensori, ma non c'è. Ma io infatti alcuni non li nomino nemmeno, perché può darsi pure che andranno via. Ma tu hai già, se devi affrontare il campionato con 4 difensori centrali, qui ce ne 3 che ti danno tutte e 3 affidamento. Perché Scognamiglio, lasciamo perdere, sì, la sciocchezza che ha fatto la fine. Ma devono essere loro. Scognamiglio, Bettelli e Perrotte, ce ne metti un altro. Canutè in condizioni non può giocare in un campionato di Serie B. Ma non cominciamo a fantasticare. Ripeto, poi c'è quello che dice che Giovanni è bravo e il resto del mondo dice che non è bravo. Quindi, Riccardo, fate parlare Riccardo. Credo che Repetto sia un valore aggiunto del Pescara, e credo che ogni decisione passa anche da sicuramente da lui.
Anche perché caratterialmente non credo che sia una persona che accetterebbe un ruolo di comprimario. Probabilmente sta di profilo basso. Stai smentendo quello che ha detto Totò? No, no, sto... Come? Stai smentendo quello che ha detto Totò? No, sto dicendo la mia idea. Io credo che, per conoscendo il carattere di Repetto, non è una persona leggera su cui gli comprano un giocatore. Io credo che tutte le decisioni passino dal presidente, da lui e dall'eventuale direttore, che potrebbe essere prima Leoni, adesso Bocchetti, chi sarà, ma sicuramente passo da Repetto. La figura di Repetto è quella che è stata vicina a Massimo Oddo, è stata vicina a Pillone, sarà sicuramente vicina a Zauri. Questo è anche uno dei suoi ruoli che ha. È un grande conoscitore di mercato, ricordiamoci che qua è arrivato Berratti, Insigne, Immobile, Politano, tutti quei giocatori che non erano nessuno e adesso sono dei fuoriclasse. E qui c'è anche lo zampino di Repetto in tutti questi giocatori. Insigne cosa no? Come? Vabbè, non di tutti, adesso non... Beh, non di tutti, ma la maggior parte. No, no, però ti voglio dire, secondo me è un... Per quanto riguarda, visto che mi sento un po' del sole oggi, mi hai messo un po' da parte, ho parlato pochissimo, parlo anche di questo, io mi farei di tutto per tenere Dravion, perché io sicuramente mi piacerebbe vedere una difesa con Bettella, Dravion, con Scognamiglio, però ecco, su questi giovani, un del sole che ha giocato poco, ma secondo me è un giocatore che ha attenzionato la Juventus, ha grande potenzialità. Lo stesso Capone, che è arrivato da un lungo infortunio, che ha giocato poco e non ha giocato bene, io lo terrei ad esempio perché credo che ha delle capacità ed è un nazionale, è un giocatore che ha un grande potenziale in un futuro. E poi per gli altri io mi fido molto del fatto che arriveranno sicuramente i giocatori che oggi non sono in questa lista e che verranno. Sicuramente abbiamo bisogno di due esterni, non Balzano, non Cioffri, non Del Drosso, potrebbero rimanere ma come riserve, non sicuramente come titolari, mentre confermerei in attacco il duo Bettella Scognamiglio, che ha fatto molto bene. In difesa. Perdonami. Su Trecco invece, vabbè, Bruno è un discorso a parte. Trecco, in che senso un discorso a parte? No, Bruno è un discorso a parte perché è sotto contratto, è qua e quindi io credo che rimanga, nel senso che gli ha fatto il contratto l'anno scorso, non credo che vada via quest'anno. Trecco è un giocatore che quest'anno ha fatto una stagione un po' altalenante, però ha dimostrato anche di avere un grande potenziale. Sono tutti giocatori, secondo me, come Trecco, quest'anno ha fatto un anno, che nel secondo anno potrebbero esplodere. Trecco è uno che ha grandi qualità. Su Maras invece lo vedo un po' diverso, nel senso che quello che è, l'abbiamo visto quest'anno, credo che margini di miglioramento non ne abbia, ed è un giocatore che, pur essendo una buona ala destra, oltre a quello non credo che possa fare, impiegati invece da Pillone un po' in però tutti i ruoli. È stato uno dei giocatori più importanti. Sì, però ti sto dicendo che secondo me Maras questo è, non ha potenziale di crescita. Se invece Canutè... Io però non lo regalerei. No, non l'ho detto che lo regalerei. Ma Francesco, non cresce più di me, però insomma ti riscorri, metto a memoria. Chiedo scusa, ma abbiamo detto quindi Sebastiani, Repetto, Bocchetti, chi sceglie i giocatori? Chi Zauri. Bravo, questo per dire. Zauri, scusate, secondo voi Zauri certo, non verrà ascoltato su chi tenere, su chi non tenere? Magari Zauri fa la squadra. Sì, che nella primavera... Aspetta, chi è che retrocesse clamoroso in primavera del Milan? Magari Zauri ha visto un giocatore che onestamente, Sebastiani, che forse lo stesso Repetto, e men che meno Bocchetti perché era impegnato a farlo, non sanno neanche chi è, e magari poi Zauri gli dà le credenziali e può arrivare un giovane che magari parte titolare in uno dei tanti ruoli scoperti. Ma Zauri, Zauri è scontato. Pescara più rapporti resta la Juventus. Ma scusa, se Zauri sarà l'allenatore, è scontato che l'allenatore parli. Ma ci mancherebbe. Posso chiarire? Però è importante. Posso chiarire una cosa? Sì, anche tu. Non voglio prestarmi ad equivoci. Io voglio dire, non è che ci siano dissapori tra Repetto, Bocchetti, cioè. C'è questa struttura in cui secondo me, Repetto, è sottoutilizzato, cioè non fa il lavoro ottimo che potrebbe fare con maggiore autonomia, autorità, voglio dire, all'interno di questo gruppo che comunque funziona e che Repetto ha accettato, voglio dire, non è che non ci sono polemiche da fare, Repetto l'ha accettato. Secondo me è un'idea mia, per come ha visto lavorare Repetto,
da quando faceva l'osservatore a quando è stato direttore sportivo del Pescara. Hai ragione. Fino a qua, adesso è sotto. Io aggiungo che secondo me se questo Basciani, dico io, poi dopo lo deve risolvere il presidente, che se Basciani e Repetto si sentono su tutte le scelte, ma no, ma assolutamente, anche perché ha avuto, quest'anno ha avuto l'autonomia di stare vicino a Pillon. Forse è caduto un po' in disgrazia per la difesa ad oltranza di Pillon, punto interrogativo. No, no, assolutamente, anzi credo che il presidente lo ringrazi per il lavoro che ha fatto durante l'anno con Pillon e Repetto, voglio dire, però secondo me è poca cosa rispetto a quello che potrebbe dare a questo Repetto prima che andasse a Teramo e che ci fosse la rottura con Sebastiani aveva un peso, il Repetto che è tornato dopo hai capito bene. Ne ha un altro, dai, è inutile che giriamo e quella, intorno a un problema, e quel Repetto lì aveva un peso importante, io questo sto e aveva anche tra l'altro degli effetti benefici, questo ti sto siccome reputo persona, poi dopo ognuno la società reputo persona molto intelligente Sebastiani, proprio come persona non c'entra niente come sì, lo so, e credo che Sebastiani sa quelle che sono le qualità, al di là di quello che dici tu, che è vero, un conto era prima, poi c'è stato quella lite, poi è rientrato, è una persona intelligente lui, con il caratteraccio, perché lui lo sa che ha Repetto, però è persona intelligente pure lui, sai, trovare punti d'intesa credo che sia abbastanza semplice. Allora, è facile. Siamo tutti d'accordo che Pescara però farà una squadra competitiva, il giusto mix tra giocatori esperti e giocatori giovani. Quello è il segreto, dai. Quello è sicuro. Ma il Pescara ha sempre fatte buone squadre. Sì. Questo è una certa. Stavo dicendo che come no? Avete dei dubbi? Ma no, no, non abbiamo. Basta vedere la storia. No, no, l'anno di Malatrasi no. L'anno di Malatrasi. E se retrocesse? 81-82. Vabbè, bravo. No, è vero quell'anno. No, l'unico anno in cui, in cui Malatrasi puntò molto sui giovani. Quell'anno di Corelli prese, non fu. Sì, vabbè, quello lasciamo, mettiamo nel dimenticatoio. Però quell'anno lì si puntò a rigiovanire la squadra. Non andò in Serie A per un punto, no? L'anno di Corelli. No. Ah no, il Decanio sostituì Giorgiano, è stato fatale quell'anno. Invece quell'anno lì si puntò molto soprattutto sul rigiovanire la squadra, e Malatrasi Bonare, cioè lui in tutta buona fede puntò soprattutto se dei giovani. Per esempio io ricordo che Pescara poteva prendere Mandolini, però lui Malatrasi no, voglio Gentilini, che era una primavera della Roma, perché lui era mancino e quindi crossava con la sinistra. Ci sono raccontato una cosa di 37 anni fa, no? Me la ricordo. Giocava Mazzarri pure in quella squadra. Walter Mazzarri. Presentato come il nuovo Antonioni. Vabbè, e che lui, bravo, e ti posso dire di più. No? Aspetta, una delle poche luci. Ti devo dire di più, perché quando fece i soli due gol contro il Bari, il signor Marini, allora al tempo, fece un titolo mazzarrissimo a 8 colonne. Non aveva mai perché 9 colonne, quindi 9 colonne. No, perché lui pensava che fosse l'erede di Nobili, che mentre io e Federico De Gale puntavamo più su Nobili che su Mazzarri. Che bella coppia, Dottore Leonardis e Federico De Carlo. Il mio maestro, possiamo trascorrere un'estate tranquilla secondo voi o no, Nicola? Come? E non ho capito la domanda. State tranquilla o no? Estate tranquilla o no? No, state tranquilla l'estate. Tre tipi di problemi, se non è tranquillo quest'anno, quando è tranquillo? Però sono curioso di vedere come si comporrà questa nuova. Come giocherà Zauri? Come sì, questo nuovo. Un'estate tranquilla, su va. No? Sarà la solita estate in cui si aspetta la formazione della squadra fino all'ultimo, poi il ritiro e poi i primi giudizi e poi le amichevoli. Poi nel mercato estivo il Pescara fa una buona squadra, però ci si lamenta a gennaio di qualcosa. Certo. Sempre quello è così. Totò, tu non ci sarai lunedì prossimo quando faremo l'ultima puntata, quindi. Però posso sempre telefonare. Sì. No, faccio la telefonata. No. Questa settimana intanto si decide. La telefonata la faccio. Lui va in vacanza. Me la dovete. In Sardegna. Quindi. Perché avrò grandi novità dalla Sardegna. Totò, quindi anticipaci qualcosa. Zauri sarà l'allenatore, di questo possiamo essere certi. Sì, sarà l'allenatore, Ruscitti il vice. Vice. Presentazione, credo, mercoledì. Preparatore giovedì. Dei portieri. Insomma, non me lo ricordo, Degani, questi qua. Però gli altri, quelli che secondo ci me... Ci sarà anche Mauro Esposito. Ci dovrebbe stare anche Mauro. Sì. Mauro Esposito. Però i punti fermi sono questa intesa... Lascerà il testimone nell'ultima puntata a Clinco per dire certo, qualcosa. Per me, di... insomma, è il mio ultimo mostro da creare. C'è da ricordare, Andrea Costantini, anche l'appuntamento di calcio a 5 per l'acqua e sapone, no? Sì.
Domani sera alle ore 20:30 a Pesaro ci sarà gara 3 tra la Pesaro di Fulvio Colini e l'Acque Sapone di Tino Perez. Si riparte dall'1-1, gara 1 vinta dall'Acque Sapone, gara 2 vinta da Pesaro. I primi due episodi si sono giocati al Palaroma e, come detto, domani sera ore 20:30 gara 3 della serie Scudetto. Peraltro, Enrico, aggiungo che oggi gli facciamo gli auguri, compie 20 anni Riccardo Sottil, e poi diciamo anche, visto che abbiamo parlato in precedenza di Elisalde, che l'Uruguay Under 20 oggi è stata eliminata dal mondiale di categoria dopo aver perso 3-1 contro l'Ecuador a sorpresa. Elisalde non ha giocato, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, mentre aveva giocato o titolare o entrando le tre gare del girone di qualificazione. A te. Ecco, Andrea, c'è da aggiungere anche che potrebbe esserci l'esordio di Bettella nel prossimo impegno con l'Under 19. Bettella è andato in nazionale dopo l'eliminazione del Pescara dai playoff. Sì, e peraltro sì. Ci avviciniamo nel momento clou del torneo Under 20, perché ieri la nazionale azzurra di Nicolato ha battuto 1-0 su calcio di rigore di Pinamonti, diretti avversari, e nella prossima giornata, quarti di finale, l'Italia attende la vincente di Argentina-Mali, che si giocherà domani sera. A te. Sì. Domani sera alle 21 Amatori Salerno da seguire, perché si gioca un posto alle finali, dai, tutti a vedere il basket. Ecco, Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Sarà pure lui, sarà pure lui. No, vabbè, tu sei appassionato anche di basket. È un ex arbitro, insomma. Abbiamo, ecco, no, Enrico, adesso... sì? Aggiungiamo una cosa, avete parlato giustamente del concentramento di Montecatini, ma in realtà alcuni rumors vorrebbero anche che questo concentramento o non si giochi oppure che sia inutile, perché a causa di alcune cancellazioni di club nelle categorie superiori tutte e quattro le vincenti dei playoff potrebbero comunque salire, quindi questo dà ulteriore peso alla gara di domani. È vero. Grazie, allora in bocca al lupo all'Amatori. Nicola, quest'estate dove te ne andrai? Perché noi facciamo anche le domande. In vacanza dove? Dove va Nicola? Io di solito vado in Croazia in barca. Vai in barca in Croazia. Buona estate. Grazie, grazie. Luigi, invece tu non andrai subito in vacanza, perché quando sapremo le nuove cariche di questa amministrazione? Subito al lavoro, e c'è molta aspettativa in città. Faccio una previsione, sarà assessore. Non vi dico dove, ma sarà assessore. Penso di sì, e la previsione è che nella terza settimana di giugno finalmente verrà varato il nuovo governo cittadino e quindi si inizierà a lavorare immediatamente. Senti, vuoi cogliere anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che ti sono stati vicino? Sì, risultato molto lusinghiero, frutto di un gioco di squadra, perché se no non arrivano i grandi risultati se non c'è un gioco di squadra. Grazie. Quindi col vento in poppa anche tu quest'estate? Vento in poppa, sì, con pochi giorni di vacanza e tanta voglia di rimettersi al lavoro. Perché alla fine, quando si ama la città, si ha entusiasmo a qualunque età. Io sono arrivato a 21 anni consecutivi di amministrazione, sono tanti, tanti da opinionista sportivo anche insieme, però l'entusiasmo è quello del primo giorno. Questo è l'importante nella vita, è sempre mantenere davvero la voglia di fare, la voglia di rimettersi in gioco sempre. Totò invece andrà in vacanza anche senza il voto di De Leonardi. Ma no, ma ti volevo dopo fare una domanda, ma non te lo No, adesso la devi fare, perché l'ultima domanda posso dire, perché è una cosa da me e lui, dopo sul privato no. Ma andrai in Sardegna? Sì, Sardegna, San Teodoro, dal mio amico Giuseppe. Giuseppe Pisano, archeologo e titolare di un bed and breakfast. Francesco, tu ci sarai lunedì prossimo, sì. Poi salterai l'ultima rifinitura. Allora ci vediamo lunedì prossimo. Riccardo, ci sarà lunedì prossimo, perché allora faccio Beggi Campagnaro. Domandami dove vado quest'estate. No, aspetta, intanto ci sarai lunedì prossimo. Ti ringrazio. Quest'estate dove andrai? Vivo nella città più bella del mondo, ma perché devo andare via in estate? Va bene, allora noi ci vedremo aria di primavera. Anche se sono scontati, faccio i complimenti all'amico Luigi. Grazie. E poi sono contento anche per Carlo Masci. Esatto. Certo. Grazie a Maurizio da qui in regia. Andrea, tu resterai con noi fino a lunedì prossimo. Grazie per il tuo contributo. Grazie a Loris Bennato, che non andrà in vacanza lunedì, ma ci sarà. Ci sarà anche la GT Fotovideo, questa sera informazione rimaneggiata ma sempre presente. Quindi Maurizio da qui, noi ci vedremo lunedì prossimo e poi ci sarà il Rompete le Grighe. Appuntamento dunque a lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.